tutti e benvenuti su Guitar Tube, ragazzi. Fuori c'è la bufera, quindi ho detto ora registro, ne approfitto. Quindi se sentite il rumore del vento non sono effetti speciali, proprio che fuori c'è il delirio, visto quando soffia il maestrale in Sardegna, è sempre così. Per il Todd di oggi vi faccio vedere come utilizzare su degli accordi di settima, magari quando ci capita su un blues, delle varianti della pentatonica maggiore, utilizzando proprio la settima o mettendo la quarta, e vediamo che effetto possiamo ottenere. Quindi è una lezione abbastanza veloce. Ovviamente dovete già conoscere la pentatonica maggiore, ve la farò vedere, ma insomma presuppone almeno quella conoscenza, ok? E poi ci divertiamo a inserire queste note per rendere il sound ancora più interessante. Userò il Super Ego, il synth praticamente di Electro-Harmonix, per mantenere sotto l'accordo, così sentirete le varie sfumature. Però prima di andare avanti vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciate un bel like, se passi di qui ti piace quello che faccio, iscriviti, a te non costa niente e a me fai un gran favore e dai una gran mano a far crescere il canale. Partiamo quindi, abbiamo la nostra pentatonica maggiore, ora l'esempio lo faccio in Si maggiore. Ok? Dovete conoscere gli intervalli, imparate gli intervalli. In questo caso, tonica, seconda maggiore, terza maggiore, quinta giusta, sesta maggiore e chiudo un'ottava sopra. Se aggiungo queste due note alla pentatonica, ottengo una scala con sette suoni, che in questo caso sarebbe una scala misolidia. Ci siamo? Quindi noi non faremo altro che miscelare queste due scale prendendo ogni tanto qualche nota in prestito dal misolidio e aggiungendola alla pentatonica maggiore e sentiamo l'effetto. Partiamo adesso utilizzando l'accordo di settima e utilizziamo la scala pentatonica maggiore. Ok, accordo. Ora provo a togliere la sesta maggiore e a mettere la settima minore. Quindi da questo a questo. Ok? Il suono è questo. E qui mi tocca la quarta. La quarta giusta. Questo è il suono della pentatonica con la quarta, in questo caso pentatonica maggiore con la quarta più la settima minore. Non sto mettendo la sesta, è l'unica nota che non sto suonando. Ok, ve la faccio sentire sull'accordo, sentite come suona, eh? In questo caso ho messo anche la sesta di passaggio. Quindi vedete che la scala misolidia in questo caso, che ha tonica, seconda maggiore,
terza maggiore, quarta giusta, quinta giusta, sesta maggiore e settima minore, rubando alcune di queste note dalla mesolidia, le aggiungiamo alla pentatonica maggiore. E teniamo questo fraseggio, che mi piace tantissimo, soprattutto se lo utilizzate così. Si tratta solo di sbizzarrirsi un po' con le prove, cioè per cui ve la rifaccio. Questa è la terza maggiore, tonica, settima minore, quinta, quarta giusta, quindi quinta giusta, quarta giusta, terza maggiore, tonica, ottava, settima minore, quinta giusta, quarta giusta, terza maggiore, tonica. Ok, ve l'ho suonata pianissimo, quindi potete rifarla. Eccolo qua, e l'ho miscelata con la pentatonica maggiore. Quindi si tratta semplicemente di ascoltare le differenze aggiungendo queste note. Cioè dovete fare un po' l'orecchio anche a questi cambi che all'inizio magari possono sembrare un po' difficili da acquisire, però fateci l'orecchio. Sapendo ovviamente gli intervalli, ragazzi. Non vi dico di imparare le note tipo si, do diesis, re diesis, che sarebbe il caso, eh? Si, do diesis, re diesis, fa diesis, la. Però almeno di imparare gli intervalli. Poi vi mettete lì e sperimentate. Fatemi sapere nei commenti i vostri progressi, se vi è piaciuta questa lezione. A me non resta che salutarvi, darvi appuntamento alla prossima puntata e ci vediamo qui su GuitarTube. Ciao e alla prossima, se il maestrale smette.